Senti, chi ci va al Quirinale secondo voi? Facciamo un piccolo sondaggio d'opinione. Allora, io penso che ci andrà una persona, non lo so, una persona con cui Renzi ha molta dimestichezza, una persona. Un amico suo. Un amico di Renzi? No, l'amico anche tuo. No, 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 ci va una donna. Una donna? Ci va una donna, non ci va un amico mio. Una No, non ci donna va una con donna. Cui Prodi ha molta dimestichezza. Renzi. Prodi, Renzi? Prodi non ci va al Quirinale. Allora, l'amico di Maria Teresa chi sarebbe? Prodi? Ne pro, no. No, tu devi no. Walter. Veltroni? Non ci va Veltroni. Secondo me non ci va né Veltroni né Prodi, non ci vanno nessuno dei due. Zampa? È possibile che sia una donna, sì. È possibile che sia una donna. Abbiamo qualche nome, giusto così? Sì, io l'ho fatto in una rubrica, ho visto che oggi il foglio l'ha ripreso, il nome è di Roberta Pinotti, l'attuale ministro della Roberta difesa. Roberta Pinotti, ho visto che oggi il foglio ha ripreso, l'ho fatto una rubrica 2 settimane fa su Io Donna. Non mi lancerei nei nomi però. Però appunto è un gioco, lasciamo perdere. Però io non penso sento che circolare. Lui... Per dire, posso dire una cosa sconvolgente lui... come la sua? Adesso mi salteranno addosso anche i miei, una come la Pinotti la voterei. Tu la voteresti? Io penso che lui sceglierà una donna giovane, che ha 50 anni ovviamente, perché deve avere 50 anni una donna per essere eletta Presidente della Repubblica, ma io penso che lui sceglierà una donna. Conoscendo Renzi penso sceglierà una donna. Che dice Gardini? Sarebbe contenta anche lei di votare una donna al Quirinale, immagino. Beh, io non voterei essendo al Parlamento. Allora, insomma, come, diciamo come idea. Cioè, Forza Italia. Che fortuna, rispetto... che fortuna. Le donne di Forza Italia che farebbero? Che è una bella ipotesi, cioè beh, suggestiva. Bisogna... Cambia il paese una donna al Quirinale. Sì, non c'è dubbio. Una donna non sarebbe male. Sicuramente potrebbe essere anche una cosa unificante. Trovare la donna giusta potrebbe essere una cosa unificante. Scusate, il tema non tutti. È una donna, cioè, il tema è una persona seria, certo, e a posto. Ovvio, perché ovvio. Non vorrei relegare al fatto, perché dico, se noi avessimo proposto. Ma è più facile trovarla donna, tra le donne, so, è più facile trovarla tra le probabilmente donne un nome così. Anche un nome di persona giusta. Dopodiché il fatto che sia una donna, dato che donne brave in politica ce ne sono, è una persona. E dato che quando Emma Bonino provò la scalata, praticamente un nome che non è usurante. Tra l'altro ci sono dei segnali che il paese sta dando nella nostra circoscrizione. Presidente della Repubblica, scusate, io che non l'ho votato, siccome che il Presidente della Repubblica è ancora vivo e vegeto, è ancora Presidente, e se lasciamo il toto Presidente, a quando deciderà, ci invita al rispetto istituzionale, no, così, no, ma io no, perché l'ha fatto capire Napolitano che non vuole finire il suo mandato, ma perché è una persona responsabile, ha detto voglio vedere le riforme, per quello sono stato eletto, anzi me l'avete chiesto in ginocchio. Assolutamente. Lo ha detto nel suo discorso alla Camera, se il problema è rispetto delle istituzioni. Il complotto, Napolitano le è stato chiesto in ginocchio di rimanere, sono tutti spellati le mani, mentre lui li fustigava sulla pubblica piazza del Parlamento.